Carissimi amici di Omnia News, un cordiale saluto a tutti. Eccoci giunti alla vigilia del Natale del Signore ed è tempo di auguri. Anch'io desidero raggiungere tutti voi per augurare ad ognuno di voi un sereno e santo Natale del Signore. In questo mio augurio che desidero rivolgervi, prendo in prestito in questo momento le parole di Papa Francesco nel suo saluto ai dipendenti della Città del Vaticano in occasione degli auguri natalizi di quest'anno. Il Papa così ha detto: quando guardiamo un neonato siamo portati a sorridergli, e se sul suo piccolo viso sboccia un sorriso, allora proviamo una emozione semplice, ingenua. A volte diventa difficile sorridere per tanti motivi. Allora abbiamo bisogno del sorriso di Dio. Gesù solo ci può aiutare. Solo Lui è il Salvatore, e a volte ne facciamo esperienza concreta nella nostra vita. A Natale, partecipando alla liturgia e anche contemplando il presepe, come quello che vedete alle mie spalle, lasciamoci stupire dal sorriso di Dio che Gesù è venuto a portare. È Lui stesso questo sorriso, come Maria, come Giuseppe e i pastori di Betlemme, accogliamolo, lasciamoci purificare e potremo anche noi portare agli altri un umile e semplice sorriso. E sempre il Papa ha aggiunto che tutti sentano la carezza del vostro sorriso. È una carezza. Sorridere e accarezzare, accarezzare con il cuore, accarezzare con l'anima. Anch'io, carissimi amici, mi permetto di fare a tutti lo stesso augurio. E mentre con autentico spirito di fraternità ci scambiamo gli auguri di un santo Natale, vogliamo al tempo stesso impegnarci a farci dono di un sorriso sincero quando ci incontriamo, come segno di quella capacità di fraterna e cordiale accoglienza che solo mettendoci alla scuola di Gesù possiamo imparare a praticare con naturalezza, non solo a Natale, ma ogni giorno dell'anno. Ancora a tutti, buon Natale del Signore.